Bene, buongiorno. Che bella sala e che fantastico posto per parlare di un argomento che è contemporaneamente apparentemente indiscutibile. Cioè, a prima vista siamo ben contenti che vengano aperte le informazioni. Ci ricordiamo tutti le pile di pratiche sulle scrivanie dei rappresentanti della pubblica amministrazione, il cui potere era avere quelle pratiche sulla scrivania e tenercele a lungo. E abbiamo tutti l'impressione che la trasparenza, la velocità di scambio di queste informazioni, la possibilità per i cittadini di accedere alla conoscenza che è in mano alla pubblica amministrazione, dunque è pubblica, sia un bene. Detto questo, abbiamo finito, grazie, è stato bello. No, perché in effetti non è proprio così facile, non è così semplice ragionarci. L'idea di questa mattina è naturalmente di vedere da molti punti di vista e con relatori estremamente profondi sui vari aspetti della questione, che cosa significa per i cittadini che comunque di fronte a questa apertura sono contemporaneamente liberati, ma anche oberati di ulteriori possibili tematiche. Dobbiamo renderci conto del fatto che ogni passaggio è comunque difficile, legalmente discutibile. In ogni elemento dell'apertura e della distribuzione di questi dati ci sono questioni relative alla loro classificazione, alla loro vera utilizzabilità. Possono essere usati per fini commerciali legittimamente, oppure possiamo preoccuparci di privacy e copyright. Ci sono delle indicazioni ben precise dall'Europa. Tutto ciò che la conoscenza che viene generata dall'attività pagata con le tasse dai cittadini deve essere pubblica. E poi c'è una virgola, a meno di non infrangere privacy e copyright, e lì comincia tutta una tematica. Altra tematica è che io sento ripetere molto spesso nelle pubbliche amministrazioni: sì, ma noi se rilasciamo delle cose che i cittadini non capiscono, li possiamo indurre a pensare delle cose che sono sbagliate e quindi dobbiamo essere noi a governare questa apertura. Rispetto a questo, vi prego di credere che questo è un discorso molto ripetuto, non si può non vedere un elemento di interessante problematicità in questo, pur essendo totalmente chiaro che ne usciremo solo andando avanti e non tornando indietro. Del resto, questo sfida completamente a una nuova visione della propria funzione nel mondo del giornalismo e di chi si occupa professionalmente di macinare informazioni, e avremo modo di parlare anche di questo, come parleremo del fatto che anche rispetto a questa situazione anche l'università si riconfigura avendo molta più conoscenza a sua volta da conoscere, ma da strutturare, da comprendere, da utilizzare per la ricerca, ma contemporaneamente avendo una responsabilità in più. Ci sono poi le tematiche relative al fatto che i cittadini possono essere liberamente in grado di accedere ai dati, ma se non evolve il modo con il quale li visualizziamo, li rendiamo utilizzabili, ne formiamo un accesso non soltanto tecnologico ma anche di significato, non ne faranno molto. Insomma, di tutto questo alla fine usciremo, io penso, con l'idea che per i cittadini
non solo c'è più risorsa in di informazione, ma c'è più responsabilità. I cittadini sono chiamati a farne qualcosa di questo. E se ne usciremo con l'idea che è un dovere in più, probabilmente non saremo del tutto soddisfatti. Quindi il vero tema dietro a tutto questo è come fare a fare in modo che sia colta come opportunità questa trasformazione della relazione con la conoscenza generata dalla pubblica amministrazione e dall'insieme delle risorse informative che si stanno in questo modo aprendo, e non come una occasione perduta. Perché questo avvenga, poi nel pomeriggio vedremo esempi di chi ha fatto uso di queste opportunità. Il mio compito, come vedete, è essenzialmente di mediazione critica nei confronti di questo fenomeno, solo perché così mi è stato chiesto. Se invece volevate un moderatore entusiasta e privo di approccio critico, bastava chiederlo.